Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. È stato eliminato in relazione ai rifiuti taglienti l'obbligo per gli addetti al settore estetica e igiene di tenere l'apposito registro di carico e scarico e della presentazione della dichiarazione ambientale annuale. È un risultato importante quello ottenuto dal lavoro di squadra di Confartigianato che dopo anni è riuscito ad ottenere lo snellimento della burocrazia in materia di rifiuti pericolosi, taglienti e speciali che gravava sul settore per l'estetica e l'igiene. Ecco cosa cambierà. Finalmente una notizia positiva, sono state abolite gran parte delle formalità che prima servivano per l'eliminazione dei rifiuti speciali pericolosi e quindi prima avevamo tutta una serie di registri e di parte burocratica da compiere, mentre invece e logicamente con dei costi a fine anno notevoli perché potevano essere dalle 4 alle 500 euro l'importo per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti, mentre invece oggi con questa semplificazione negli appositi contenitori dobbiamo mettere i rifiuti. Ecco quindi che per quanto riguarda le estetiste, le attrezzature usa e getta di natura metallica, per quanto riguarda gli acconciatori le lamette, per quanto riguarda i tatuatori, gli aghi, tutto questo negli appositi contenitori, una volta che questi sono riempiti, basterà chiamare l'azienda specializzata di trasporto dei rifiuti che verrà a prendere i contenitori, rilascerà un documento, una bolla, e questo per noi sarà esattamente il documento valido all'adempimento delle leggi attuali. I rifiuti speciali dovranno essere quindi consegnati alla ditta specializzata al massimo ogni 12 mesi oppure a contenitori pieni. Un risultato importante per il quale Confartigianato Vicenza si è battuta e ha vinto. Ora rimangono ancora da definire alcuni aspetti relativi al SISTRI, in riferimento al quale l'associazione si attende, per la categoria in questione, l'eliminazione dell'obbligo di adesione. Intanto 1.500 aziende vicentine, tra acconciatori, tatuatori, estetisti, podologi e agopuntori, avranno due adempimenti in meno a cui attenersi. Per avere maggiori informazioni in merito alle aziende preposte al ritiro dei taglienti dei rifiuti speciali, gli uffici di Confartigianato sono a vostra disposizione.